Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Il tema del video di oggi è il gruppo di lettura di It di Stephen King. Allora, se non sapete di cosa sto parlando o vi siete persi i video, insomma, relativi a questo gruppo di lettura, ve li lascio qui o qui, non ricordo mai, se penso qui. Ve li lascio, insomma, dove potete trovare sia il video dove parlo in generale del gruppo di lettura e di come funziona e sia il primo video, perché questo infatti è il secondo di tre video dove appunto parlo di questo libro. Il video di oggi esce con qualche giorno di ritardo perché doveva uscire il 21 di agosto, ma io ero in vacanza, se mi seguite su Instagram lo sapete, ero in Grecia e quindi non ho fatto in tempo a registrare il video ovviamente, quindi l'ho fatto appena tornata dalle ferie e lo sto facendo oggi. Comunque abbiamo finito questa seconda fase della lettura e adesso ci prepariamo a leggere l'ultima parte del libro, quella che appunto ci svelerà anche il finale. Alcuni di voi che hanno deciso di partecipare a questo gruppo hanno già finito il libro e questo ovviamente mi rende felice perché vuol dire che vi è piaciuto talmente tanto da non riuscire a rispettare i tempi e questo insomma mi fa piacere perché il libro è grande, sono 1200 pagine, quindi avevo paura che più persone abbandonassero piuttosto che ci fossero persone che l'avrebbero letto così in fretta, quindi sono felice di aver scelto un libro che vi sia piaciuto così tanto. Per tutti gli altri, quindi quelli che l'hanno letto, già letto o che sono magari come me, quindi al pari con i tempi del gruppo di lettura, spero che questo video insomma sia uno spunto per parlarne insieme e per scambiarci un po' di opinioni su questa lettura tanto tanto bella. Dato che adesso parlo della seconda parte del libro, sarà per me assolutamente difficile se non impossibile evitare spoiler, nel senso che anche riferirsi a fatti meno importanti sono comunque fatti che avvengono nella seconda parte del libro e che superano anche la metà della storia, quindi io direi che se non avete letto il libro e avete intenzione di farlo, non è il video adatto a voi. Se invece appunto come ho detto l'avete già letto o ad esempio siete soltanto curiosi ma per il momento non siete interessati a leggere il libro, allora potete tranquillamente andare avanti. Bene, cominciamo. Questo è il libro, per l'appunto lo faccio rivedere tutte le volte, come ho detto è bello bello tosto, ma durante questa seconda fase di lettura abbiamo superato un grande traguardo, ovvero quello della metà del libro, quindi abbiamo superato la pagina circa 600 se avete questa edizione e quindi insomma adesso la strada comincia ad essere in discesa e cominciamo a vedere la fine di questo libro, di questa storia. Allora, due parole in generale su questa seconda parte del libro. Io sinceramente l'ho trovata meravigliosa, cioè bella, quasi più bella della prima parte. È vero che la prima parte è chiaramente incentrata sulla presentazione dei personaggi e della storia, abbiamo bisogno di avere una panoramica non soltanto delle persone che sono coinvolte nella vicenda ma proprio della vicenda in generale, di che cosa si parla, di che cosa fa It, di come i protagonisti hanno trovato la strada che li ha fatti incontrare e poi insomma fare quello che hanno fatto, anche se ancora non lo sappiamo. In questa seconda parte invece sembra che l'azione prenda veramente piede, ecco, cominci a farsi un po' più serrata, tanto che nonostante Stephen King abbia sempre il suo stile di scrittura, quindi piuttosto lento in certe scene proprio per farci salire la tensione o per darci tanti tanti particolari di tutte le situazioni di cui parla, in ogni caso questa seconda parte sembra più veloce, sembra che si riesca a leggere più velocemente perché le cose che succedono sono tante, ma soprattutto diciamo si cominciano a muovere degli ingranaggi, alcuni pezzi del puzzle cominciano ad andare al loro posto e quindi è logico che la curiosità sale e dobbiamo assolutamente andare avanti e leggere velocemente i capitoli, perlomeno per me è stato così. In questa nuova parte del libro potremmo dire che approfondiamo un po' la conoscenza dei nostri protagonisti da adulti, perché nella prima parte li avevamo visti
molto poco, soltanto per un piccolo capitolo ciascuno, mentre è stato dato più spazio a loro negli anni 50, quindi quando erano dei ragazzini si sono incontrati. In questa seconda parte invece, per l'appunto, i nostri protagonisti hanno iniziato questo viaggio che li ha riportati ad Harry, si rincontrano e quindi vivono una serie di esperienze. Alcune esperienze sono diciamo comunitarie, nel senso che si incontrano per l'appunto, si trovano tutti insieme, quindi qui si vede per la prima volta come si rapportano gli uni gli altri, notano le differenze, o meglio come sono cambiati rispetto a quando erano ragazzi, perché loro sono tantissimi anni che non si vedono, alcune persone sono cambiate di più, altre meno, e poi si separano nuovamente dopo questo primo incontro, che è un incontro carico, denso di avvenimenti, perché non soltanto loro si parlano e quindi vengono chiariti alcuni punti, soprattutto grazie a Mike, che è poi l'unico che è rimasto ad Harry e che ha un po' più di nozioni riguardo a It. Comunque di Mike ne parleremo dopo. In ogni caso, appunto, hanno questo dialogo, questo incontro in cui mettono un po', insomma, si scambiano un po' di informazioni, ecco, e poi dopo decidono di rincontrarsi la sera, ma prima di affrontare il pomeriggio in isolamento. Quindi ognuno, seguendo il proprio istinto, dovrà recarsi in uno o in un altro posto della città e vedere che cosa succede. Quindi questa è chiaramente una parte bellissima, perché appunto non soltanto loro si ritrovano, si dividono nuovamente, vivono delle esperienze traumatiche tutti quanti, perché ovviamente It ha sentito che queste persone sono tornate e vuole far sentire loro la sua presenza. La cosa più bella di queste scene qui, secondo me, è proprio il fatto che It riesce ad entrare nel loro inconscio e riesce ad entrare nelle loro caratteristiche più segrete, più nascoste, nei loro tratti più genuini, quelli che si portano per tutta la vita. Cioè è inutile che loro si nascondano dietro un'apparenza di successo, di lavoro, di matrimonio che li ha portati lontani da Harry, quando dentro non sono cambiati affatto. Ecco, è questo che It vuole far capire loro, vuole fargli capire che non hanno possibilità di vincere, perché le loro paure sono le stesse di quando erano bambini. Parliamo adesso di Mike, per l'appunto. Mike è il personaggio che è più intrigante di tutti, è un uomo di colore, che appunto era un bambino di colore, che ha vissuto quindi una vita un po' diversa dagli altri, proprio a causa del colore della sua pelle. Lui è l'unico di tutti che è rimasto ad Harry, infatti è l'unico ad avere delle caratteristiche proprio di vita diverse da quelle di tutti gli altri, come se Harry avesse il potere di cancellare le ambizioni, di cancellare la realizzazione dei sogni, è come se fosse un buco nero, ecco, dove chi cade non può riemergere con successo. Quindi Mike è l'unico che appunto vive una vita un po' diversa ed è l'unico ad aver indagato in maniera approfondita su It, sul suo passato e su casi particolari di uccisioni di un gran numero di bambini nel tempo, andando a ritroso nel tempo, scoprendo vari particolari, insomma vari aneddoti o comunque varie caratteristiche ricorrenti nella storia di Harry, tanto insomma da fargli capire qualcosa in più su questo It che appare appunto tanto misterioso. Inoltre Mike lo trovo molto interessante, perché non si capisce bene quanto lui ricordi, mentre sappiamo perfettamente che gli altri personaggi non ricordano quasi niente di quello che è successo quell'estate degli anni 50 in cui hanno affrontato It. Lui sembra che si ricordi qualcosa in più, anche se non sappiamo ancora con precisione quanto, ed è lui che stimola tutti gli altri a cercare di ricordare. È come se tenesse le fila di tutti, perché loro erano separati, erano dispersi, erano ignari, e lui è stato quello che li ha ripescati tutti, nonostante sia Bill quello che è sempre stato considerato il capo del gruppo. Alla fine è stato lui a prenderli tutti e a farli riavvicinare e a farli a reindirizzarli un po' nella via che li porta a It. It chiaramente è un personaggio anche lui, ovviamente, ed è un personaggio terrificante. Stephen King è riuscito a far entrare It nella realtà, quindi è come creando un personaggio che fa paura anche agli adulti, ovviamente, ha creato qualcosa che
sembra più veritiero, ancora più reale, e il fatto che riesca a terrorizzarle in questa maniera, usufruendo di paure passate, di episodi passati, di riferimenti a cose che loro pensano e che magari non hanno nemmeno mai condiviso, è una cosa che ci spaventa, perché fa pensare che appunto lui possa entrare dentro di noi. E ovviamente tutti noi abbiamo degli spazi segreti dentro e non vogliamo che qualcuno bussi alla porta, la apra, la spalanchi e guardi al suo interno. Invece It è quello che riesce a fare con questi personaggi. Infine, nella ultima parte di questa seconda parte del libro, si ritorna indietro agli anni 50, quando appunto i nostri protagonisti erano dei ragazzi. E qui vengono narrati più che altro tre episodi, diciamo. Mike porta dai ragazzi il proprio album di foto vecchie di Derry, e anche qui scena insomma un po' terrificante, l'apocalittica battaglia sassate, mi pare si chiami, comunque quella che vede coinvolti i ragazzi contro i bulletti insomma della scuola, in particolare il tale Henry, che è veramente un personaggio tremendo. E infine la prova del fumo, che si rivela essere una specie di rito che i ragazzi decidono di fare e che li aiuterà a scoprire qualcosa in più su It. Diciamo che tutto ciò che questi ragazzi fanno in gruppo sembra, a loro perlomeno sembra sempre, che sia qualcosa che è già stato scritto, tanto che per la prima volta viene nominato un essere, un ente, un'essenza, qualcosa, insomma, che cerca di aiutare i ragazzi, di spingerli verso la comprensione di It e la sua sconfitta. Questa predestinazione, questo destino, questi enti superiori che agiscono su di loro e che cercano di controllarli e di manovrarli nella maniera più corretta, è qualcosa che è presente all'interno del libro, perlomeno secondo me è così, e sui personaggi, in questo caso sui personaggi, c'è sempre qualcosa che li spinge. Molto raramente prendono delle decisioni di impulso e totalmente in autonomia. Ecco, perlomeno questa è l'impressione che ho avuto io. Infine, due parole su tre parti che si distaccano un po' dalla storia. La prima è l'incendio al Punto Nero. Allora, a questa storia, che non vi sto qui a raccontare, comunque una storia che ha ricavato Mike da suo padre, vengono spese tante parole, tanto che forse è il capitolo più noioso che io abbia letto, perlomeno per il momento. Non so se in realtà questo abbia un'importanza maggiore rispetto a quella che mi è sembrato di capire, insomma, però per il momento è stata una storia sì interessante, una nuova storia, una nuova prova della presenza di It a Derry da tanto tempo e in tante situazioni diverse, però alla fine era molto lunga, e quello l'ho trovata un po' noiosa. Ma le altre due scene sono spettacolari. Sono una, quando praticamente vengono visti i comportamenti di due personaggi legati a due dei nostri protagonisti: il marito di Beverly, l'uomo violento che ha sempre picchiato la sua moglie e che insomma noi dal primo incontro abbiamo odiato e desiderato la sua morte, che decide di vendicarsi e quindi riesce a scoprire, tra l'altro picchiando un'amica di Beverly, riesce a strapparle le informazioni, quindi riesce a scoprire dove sia Beverly e la va a cercare, e l'altra è la moglie di Bill, che appunto decide di non lasciarlo solo in questo viaggio così enigmatico, perché lui è partito senza dare troppe informazioni, e decide di andare a cercarlo per capire che cosa stia combinando. È ovvio che noi ci aspettiamo che questi due personaggi, perlomeno io mi aspetto, questi due personaggi mettano i bastoni tra le ruote ai nostri protagonisti. Noi sappiamo che questa missione deve essere svolta da loro, e qualunque interferenza, qualunque persona si metta nel mezzo potrebbe, diciamo, danneggiare l'equilibrio e quindi far pendere la bilancia dalla parte di It, ecco. Altra scena veramente terrificante è quella in cui vediamo che fine ha fatto Henry. Henry, il fatidico bullo della loro scuola, comunque della città, un ragazzo dal passato terribile, chiaramente cresciuto in un ambiente in cui è stato educato a comportarsi così, quindi a sopraffare gli altri, a farti del male, a sentirsi sempre superiore, a risolvere tutto con la violenza, e che quindi insomma è diventato un ragazzo e poi un uomo terribile, terrificante. Tutte le scene dove c'è Henry di mezzo
per me sono atroci, io ci sto proprio male. Bene, scopriamo che fine ha fatto, lui è stato accusato di un duplice omicidio perché scopriamo appunto in questa seconda parte lui e due suoi amici hanno seguito i ragazzi nella loro avventura contro It, due di loro sono morti per l'appunto e lui è stato accusato di omicidio. Quindi lui è in un centro per la riabilitazione mentale, se non ricordo male, o comunque una prigione, una cosa del genere. E It lo aiuta a uscire, in pratica. Riesce a fuggire perché It vuole servirsene per andare contro di loro, per riuscire a sconfiggere lui stesso i nostri protagonisti. E quindi questa è sicuramente la scena che più ci incuriosisce, ci anima, nel senso che ovviamente viene dato questo bocconcino, no? Perché Stephen King fa così e poi niente, dopo c'è il vuoto perché si ritorna a parlare dei nostri ragazzi, dei nostri protagonisti e noi divoriamo il libro nell'attesa di vedere che cosa It ha in mente di fare con Harry, che cosa Harry farà contro di loro e chi riuscirà a vincere questa battaglia. Bene, io direi che ho parlato abbastanza, non so se ho fatto tanta confusione nelle vostre teste perché capisco che chi non ha letto il libro si possa trovare un po' spaesato, però insomma in generale io credo di aver detto tutto quello che mi ha colpito in questa seconda parte del libro. Io direi di salutarvi con la scena che mi ha fatto più paura, l'ho detto anche nell'altro video, lo dico anche adesso, la scena che mi ha spaventata di più in questo caso è stata l'avventura che ha Beverly quando ritorna alla sua vecchia casa. L'idea di entrare nella sua casa, vederla tutta carina, arredata di nuovo da una vecchia signora che la abita adesso, e poi il suo rendersi conto che piano piano tutto si trasforma, imputridisce, marcisce, che la signora davanti a lei è una strega terribile, non so, è una scena che mi ha fatto effetto, cioè proprio l'ho vista, ecco, mi ha permesso, Stephen King con le sue descrizioni mi ha permesso di vederla, questa scena in cui questa anziana signora che sembra carina, ecco, e cordiale, diventa effettivamente una strega, qualcosa che fa veramente paura, fa schifo, per come parla, come viene descritte le sue rughe, le sue mani, le sue unghie, quello che c'è nelle tazzine, insomma, mi ha fatto veramente effetto e poi non so perché, no, questa scena mi ha fatto paura, infatti ero lì che dicevo ti prego scappa da quella casa degli orrori, sarà perché per l'appunto era in una casa, mi sembrava una specie di casa delle streghe, casa degli orrori, non lo so, insomma, e lei riesce a fuggirne, però insomma è stata una scena abbastanza terrificante. E niente, basta, questo è tutto, fatemi sapere che cosa ne pensate voi, io inserbo tanti nuovi video per settembre, quindi non vedo l'ora di, insomma, di mostrarvi tutte le novità che ho in mente e noi ci vediamo prestissimo con un altro video, ciao!